parlare di calcio, è da un po' che nei nostri studi non abbiamo ospiti con i quali si chiacchiera di football, lo sport più amato al mondo, più seguito al mondo, che in Calabrese naturalmente offre sempre degli spunti molto interessanti, perché ricordiamo, sia il passato, il presente, ma anche il futuro calcistico calabresano è capace sempre di darci degli input e delle chicche che ci permettono di guardare anche avanti con entusiasmo e voglia di recarsi al campo la domenica per vedere le partite di calcio, perché diciamo la verità, la qualità è sicuramente buona. E tra i giocatori, gli elementi che ogni domenica ci regalano delle perle, ce n'è uno in particolare che lo scorso fine settimana ha dato sicuramente, diciamo così, del lavoro ai miei giornalisti. Infatti la partita era con l'Eretto Giacosa Pedana al Villarbasse, campionato di promozione. La squadra polediese era in un momento di difficoltà, stava perdendo 2-1, cambio dell'allenatore al 75esimo, entra questo giocatore di comprovata esperienza, 8 minuti, 3 gol, la partita cambia da così a così. Quindi il Colletto vince e alla ribalta torna l'ospite che abbiamo questa sera, che è Manuel Sinato. Manuel, buonasera. Buonasera. Vabbè, allora, giocatore, diciamo, comprovata esperienza, possiamo dire l'età, 44 anni, che effettivamente nel mondo del calcio è un'età importante, perché in altre discipline tanti iniziano a 40 anni, vedi il podismo, nell'atletica seniores, 40 anni, dopo i 40 tanti calciatori, diciamo così, iniziano a essere un po' su del tramonto. Tu invece dimostri di essere, a parte che fisicamente sei, dimostri di essere ancora in ottima forma, ma soprattutto il fiuto del gol non ti è passato, perché 3 gol in 8 minuti da record. Sì, è stata andata sicuramente bene. Beh, bene, diciamo la verità, bravo, sì, bravo, perché nella tua carriera hai sempre segnato tantissimo. Raccontiamo il fatto che tu oggi sei a Colleretto, ma nella tua carriera è lunghissima. Raccontaci un po' di come ti sei avvicinato al mondo del calcio e soprattutto di questa tua carriera straordinaria che ti ha portato a girare, dicevamo prima, telecamere spente, da cima a fondo tutta l'Italia. Sì, la mia passione nasce fin da bambino, essendo nato in un'altra, diciamo, epoca rispetto ai bambini di adesso, avevamo anche meno, probabilmente meno cose da fare. Beh, il calcio poi era quello che ci portava fuori di casa. Pallone, piazzetta, campetto con gli amici, si facevano le giornate così. Certo. Tu hai iniziato giovanili anche di alto livello, perché tu hai investito... Ho iniziato 8 anni nell'AIE, il primo anno che sono stato tesserato. E poi da lì il gruppo si è spostato a San Giusto prima e San Giorgio poi. Okay. Poi da lì a 13-14 anni siamo tornati a San Giusto, però eravamo già una squadra importante con dei singoli importanti, davamo già del filo da torcere alle squadre di Torino. E gli osservatori piano piano sono arrivati fino a scovare gente come me, Capozzielli, certo, Giambrone, eravamo una buona squadra. E beh, effettivamente poi alla fine dei conti c'è una squadra a strisce bianconere torinesi che ha iniziato a mettere gli occhi addosso su di te e a farti giocare la Juve. Sì, firmato poi per la Juve, c'era anche il Toro, ma ho preferito firmare per la Juve, non perché sono tifoso, ma per una serie di miei ragionamenti. Certo, ci sta. In quanto la Juve rifaceva completamente l'annata, il Torino invece aveva già il suo gruppo di giocatori, e ho pensato di avere più possibilità di impormi in un ciclo nuovo rispetto a un ciclo già, il Toro che aveva già lo zoccolo duro fatto. Certo. E ti sei imposto, perché alla fine dei conti... Oddio, il primo anno non tanto, poi però comunque passare dalla San Giustesa alla Juve, fare subito gli allievi nazionali non era un salto semplice. Ci ho messo un po' di tempo, però poi a forza di andare in prestito qua e là sono ritornato poi alla casa madre. Certo. Poi di lì è iniziata la tua carriera, che dicevamo prima, ti ha portato a vestire le casacche di tantissime società, anche di ottimo livello, hai giocato in Serie D, ma soprattutto hai giocato per tantissimi anni tra i professionisti. Dicevamo prima, ho 351 presenze tra Serie C
prima divisione, seconda divisione, quello che era. Sì, se prima era C1 e C2, poi è diventata prima e seconda divisione. Alla fine c'è stata questa trasformazione del nome, ma in realtà è sempre la Lega C. Quindi. Sì. Ecco, e tu hai accumulato le esperienze che dicevamo prima, perché sei stato a Crotone, sei stato a Prato, quindi Sud Italia, Centro Italia e poi il Nord Italia era praticamente girato dappertutto. Tra queste esperienze che hai vissuto, quali sono state, se ce n'è una o più di una, quelle che più formative, quelle che hanno permesso a Manuel Sinato di dire ok, ho fatto questo salto di qualità e ho raggiunto quello che era l'obiettivo che ti eri posto? Beh, sicuramente è stata per me fondamentale la prima annata tra i grandi, tra i professionisti, diciamo, venivo già da dei campionati di eccellenza di Serie D, di interregionale, però il primo anno in C2 alla Biellese, dalla primavera della Juve, è stato, diciamo, l'anno in cui ho fatto molto bene e mi sono imposto, e da lì è partita la carriera. Certo, carriera che appunto, Como, che è l'altra piazza importante. Poi subito a Como, Carrara. Sei stato al Sud Tirol, che oggi addirittura è, a livello professionistico ha scalato le classifiche, è arrivato anche in Serie B. Hai vestito anche la maglia, la casacca dell'Ivrea, che sicuramente è entrato in un periodo in cui l'Ivrea era veramente, diciamo così, insieme alla San Giustese, diventata canavese, era al top del calcio canavesano. Che esperienza è stata e che ricordo hai dell'esperienza eporediese? Ma allora, il primo anno di grande tribolazione, perché non avevamo fatto benissimo. Poi il secondo anno sono cambiate un po' di cose, è arrivato Osvaldo Iaconi, mitico delle promozioni, e difatti abbiamo vinto il campionato tramite i playoff. Che grandissima cavalcata fino a quell'ultima partita col Carpenedo in casa, straordinario, con ancora, sinceramente, c'ero e ancora la visione del Pistoni tutto arancione, non si è più visto il Pistoni così, purtroppo brutto da dire, ma rimane un bellissimo ricordo. Sì. Dicevamo, tu dai del tu al gol tantissimi, tanto faccio ancora un ritorno alla questione di Ivrea. Tu tra l'altro poi in Ivrea ci sei tornato, quando l'Ivrea purtroppo ha avuto una serie di vicissitudini, ha ricominciato la terza categoria, quindi tra i dilettanti, a un certo punto quando sei nato, nonostante potessi tranquillamente giocare ancora in categorie superiori, comunque a altri livelli, hai scelto di non rivestire quella casacca, quindi forse un rapporto ti è entrato dentro l'arancione dell'Ivrea? Sicuramente, quello è stata una cosa che mi ha spinto a tornare. Poi comunque c'è da dire che c'erano anche diversi miei ex compagni o comunque amici che erano tornati tutti lì quell'anno, i vari Munari, certo, Baldi, Piero Bon, e quindi... Avete creduto in quel progetto anche se... Sì, sono stato contattato da San Alessandro Barcaro, che avevo già conosciuto negli anni precedenti, e quindi ci sono trovati per parlare. 10 minuti ci siamo messi d'accordo, cioè era un progetto a cui non si poteva rifiutare, giocare in uno stadio, in una squadra del genere, certo. C'è mancata la ciliegina sulla torta, perché in quegli anni lì eravamo veramente forti, e primo anno ci è mancato qualcosina, poi ci sono stati i problemi del Covid, e quindi... Certo. Purtroppo quel progetto oggi va avanti, ma non c'è più quella, diciamo così, quel gruppo che aveva caratterizzato quel momento. Hanno voluto smettere tutti gli altri. Gli altri, non te però, perché appunto dicevamo prima, tu sei uno che davanti alla porta ti trovi a tuo agio. Ah sì, ma io sinceramente non sono mai stato un grande goleador. Sì. Ma no, però... C'è lavorare tanto per la squadra. Però i tuoi gol pesanti l'hai sempre fatto. Sì, però... la mia felicità deriva più dall'aver aiutato la squadra a passare un momento che poteva diventare difficile, perdendo in casa con l'ultima in classifica, e è stata quella che mi dà che mi rende felice. Il gol sono episodi in cui ti deve girare tutto bene a volte, non è che... Però da attaccante. Sono più contento di aver fatto il movimento giusto, per aver fatto il secondo gol, per dire...
il gol è poi solo una finalizzazione, diciamo, non è... E poi ci sono attaccati che vivono per il gol, guai a mai. Esatto, e io non sono uno di quelli. Sono... Tu preferisci giustamente essere a disposizione della squadra, poi quando è il momento di metterla nel sacco, perché anche quello è importante, ci sai. Questo essere determinante, essere utile alla squadra, è un po', appunto, visto anche la tua esperienza, è diventare quello che si dice nel calcio un po' allenatore in campo, no? Ma l'idea di fare allenatore potrebbe essere una delle tue, diciamo così, future priorità? No, non penso, perché non è mai stata una mia passione. E per fare allenatore devi avere una grande passione, perché vedo quello che gli allenatori con cui sono stato ci mettono. E se non hai grande passione, cioè lì devi lavorare al campo, devi lavorare a casa, non fa per me. Io una volta che smetto, io col calcio penso di chiudere. Dici, ok, ma che vada, si va a giocare con gli amici, qualche partitella, quella rimane. Però intanto fai ancora la differenza, e questo è giusto che sottolinearlo, quindi ti vogliamo vedere ancora per un po' di tempo in campo. Se tu dovessi pensare, se c'è naturalmente, non ti chiedo, due cose: una, un gol nella tua carriera che ricordi con un ricordo piacevole e che dici quello è stato forse il gol più bello della tua carriera, e seconda cosa, un allenatore che ti ha aiutato o è stato determinante nel crescere sia calcisticamente ma anche umanamente. Ma allora, il gol scelgo l'ultima giornata di campionato di seconda divisione con la Tritium, che mm-hmm. eravamo a un punto sopra la Feralpi Salò, mm-hmm. se non ricordo male, la Valenzana, no, la Feralpi Salò, e noi giocavamo in casa con la Sanremese e vincevamo in casa il campionato, e abbiamo vinto 1-0, ho fatto... Il gol determinante. Quindi quello... Anche lì uno stadio pieno come tipo, certo, il Pistoni. Quindi... Bella esperienza. Allenatore invece che, se c'è un allenatore che diciamo così, ha tirato fuori da te il miglior mano del Senato. Ma oddio, fare un nome, visto che ne ho avuti tanti, non saprei. Ho preso diversi spunti da tanti allenatori, diciamo, poi penso di essere sempre stato io a cogliere il meglio, esatto, diciamo, esatto, a riuscire a entrare nella giusta empatia con gli allenatori, prendere la parte che giustamente era più utile per la crescita, perché diciamo la verità, sicuramente per all'epoca eri un ragazzo, oggi sei un uomo, non è, credo sia stato facile da ragazzo giovane, al di là dell'entusiasmo di tutto, ritrovarsi a un certo punto a dover gestire trasferte, stare lontano da casa, creare una vita. Ma quello invece non è che è partito più di tanto, perché si vede che ero nato per fare quella vita lì, e difatti io quando gli altri miei amici andavano uscivano il sabato sera o che, certo, io non uscivo mai, stavo... Non era un sacrificio? Non era un sacrificio, per me lo facevo volentieri. Poi sono stato ripagato nel tempo, vuol dire è servito a qualcosa. Beh sì, assolutamente, perché ripetiamo, se sei ancora qua a fare quello che sai fare bene, che è quello di giocare a pallone e di trascinare le squadre in cui giochi ai successi, credo che sia importante. Arriviamo appunto ai giorni nostri, le ultime cose, col Colleretto, appunto, questa partita mai entrerà nella storia del Colleretto in maniera molto positiva. Un inizio stagione un po' claudicante, un po' difficile, però secondo te il Colleretto dove può arrivare, e Magno Senato cosa può fare per portare avanti il più lontano possibile il Colleretto? Ma io cosa posso fare? Cercare di allenarmi e di stare bene, così da poter dare poi una mano quando ce n'è bisogno in campo. Se non riuscirò a stare bene, cercherò di dare una mano anche fuori dal campo, perché alla fine Alessandro Barcaro mi ha contattato proprio per quello, per andare a dare una mano in mm-hmm. tutti i sensi, in tutte le situazioni, sia se posso farlo dal campo,
ben per tutti, sono più contento anch'io, perché anche se ho una certa esperienza, stare fuori le prime giornate ho sofferto, perché poi quando vedi i tuoi compagni che fanno fatica... Sì, sì, vuoi dargli, vorresti essere lì e dire ok. Anche se ti manca una gamba. E quindi sicuramente il mio obiettivo è poter essere per il più tempo possibile a disposizione dell'allenatore, poi certo. Giocare o non giocare per me non è un problema. Beh, questo ti fa onore, perché sai, alla fine... Non ho più, diciamo che non ho più, dicevo con qualcuno che domenica avessi potuto regalare un gol al ragazzino che ha giocato davanti, a caposere, gliene avrei regalati anche due. Cioè, beh, ma vedi, invece per il ragazzino uscire, entro io, faccio tre gol... E non è, non è, no, per, no. Per lui non è un momento, perché lui avrà bisogno di fare qualche gol per trovare certo, la continuità, un po' di entusiasmo e le motivazioni crescere. Giuste che ancora, essendo un ragazzo giovane, nel 2003 mi sembra, 2004 cavolo, sì. Sì, effettivamente a quell'età lì hai, per prendere però è una bella fiducia, ma io potessi glielo regalerei un paio di gol a lui, perché ne ha più bisogno di me. Dicevo prima, io non ho più mire di arrivare, fare, sì, sì, sì. Io una volta che do una mano. Poi. Beh, ma questo ti fa onore, ma soprattutto conferma quello che hai detto prima, il fatto che non sei un attaccante che ha questo disperato bisogno. Adesso cito uno dei più grandi repinatori dell'area, che era Pippo Inzaghi, che ricordo addirittura, se avevano raccontato, dei litigi con Del Piero perché chi doveva segnare di più, e il fatto che non si passava la palla perché uno voleva segnare, l'altro anche. No, io quello non ce l'ho mai avuto, quindi non... neanche quando magari potevo guadagnare dei soldi in più per... Sì, per i famosi per bonus i contratti, che sono, certo. Quindi non... Beh, questo è un giusto insegnamento, perché poi... Ma sono caratteristiche che uno ha, sì, sì. Che fanno parte del tuo bagaglio caratteriale, più che tecnico, caratteriale, poi dopo... Beh, questo, ripeto, essere anche, tra virgolette, se mi permetti, maestro, per i ragazzi che stanno cercando anche di emergere, anche nel calcio dilettantistico, c'è sempre massimo aspetto, tu hai provato il professionismo ed è... un altro livello, sono altre cose, altre preparazioni, parlavamo prima di telecamere spente, c'era periodo in cui c'erano 5 allenamenti a settimana e la partita, quindi era anche pressante sotto il punto di vista fisico, sì, ma anche psicologico. Infatti quando poi io mi sentivo dire, ma tu giochi solo a calcio, io sì, gioco solo a calcio, ma non è che è proprio come pensi tu, andare al campetto e metterti... c'è tutta una serie di, c'è tutto un lavoro dietro, Beh, ma perché è un po' l'ignoranza di fondo, dove si pensa che effettivamente il fatto che tu sia professionista in uno sport significa che ti stai semplicemente divertendo guadagnando soldi, dietro invece c'è sacrificio, cioè, sì, sì, sì. C'è tanti sacrifici, tanti, però che appunto nel mio caso ho sempre fatto volentieri. Direi di sì, ripeto, parla... Poi non è una brutta vita, giri, no, conosci no. Gente nuova, ho diverse persone che sento ancora, che sento tutt'oggi. Molto volentieri. Quelle amicizie che rimangono... Sì, sì, non tantissime, perché poi è sempre così, magari per i primi anni ti senti ancora, poi andando avanti qualcuno lo perdi per strada. Sì, certo. No. Beh, ricordo, siamo arrivati così al fine di questa chiacchierata, che tu sei anche una, sei sempre stata una delle colonne della famosa 24 ore di Allier, certo. Torneo per chi non conosce, di calcio prima a 7 e poi adesso l'ultimo periodo è diventato a 5. Cioè... Però quest'anno ci potrebbero essere delle novità. Ah, vi aspetto al varco, perché comunque è un grandissimo momento per chi non l'ha vissuto, ragazzi. Divertimento assoluto sia dentro che fuori dal campo, perché è una bellissima festa, e quindi se la fate vengo sicuramente a trovarvi. E più che altro era anche il fatto che tu eri stato anche uno di quelli che aveva talmente fatto pubblicità fuori dalla zona, che addirittura c'era della gente che arrivava anche dalla Lombardia a giocare ad Allier, proprio perché conoscendoti sì, insomma, degli anni che sono riuscito a portare degli ex compagni di squadra che Brescia, sono arrivati anche dalle Marche un anno. Quindi quella è la dimostrazione che comunque quando ci metti l'anima, quando fai le cose ti piace farle bene, alla fine esce sempre. Bueno, grazie, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Naturalmente in bocca al lupo è naturale. E noi vediamo. Ormai adesso dopo sta tripletta ti aspettiamo tutte le settimane, se non segni qua è disperazione. Sì, di fatto.
Il problema è quello. Anche gli amici da IEA, alla fine dei conti, come fanno? Se, cioè, saranno disperati a non vederti. Ma qualcuno sarà disperato perché è una scommessa, quindi è già disperato domenica sera. Ah, bene, perfetto, ok. Allora vediamo poi, vediamo alla fine del campionato, ci sentiamo per vedere alla fine queste scommesse che le vinto. Ci ho vinto io il nano. o col nano, perfetto. Ragazzi, poi vi sveleremo anche chi è, per chi non lo conosce. Va bene, Manuel, grazie ancora, grazie. In bocca al lupo e in bocca al lupo anche al Colleretto. Ci risentiamo, ci rivediamo più avanti per vedere un po' come va questa avventura. Noi naturalmente speriamo di vederti sul campo ancora per altri anni, almeno così, se sono, non saranno record a livello di gol, ma di presenze di anni in campo. Sì, basta non dirlo a mia moglie poi dopo. Vabbè, ma questo non glielo diciamo, facciamo finta di niente. Quando arrivo a quel punto c'è tua moglie, fai una cosa, metti muto al video e almeno siamo a posto. Okay. Vabbè, grazie, alla prossima, grazie ancora. Ciao.